Buonasera, benvenuti a Genius Piceno. Iniziamo subito con il lavoro. Il presidente dell'Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi, e i capigruppo in Consiglio regionale Marche hanno incontrato alcuni rappresentanti dei lavoratori della Prysmian di Ascoli. Solazzi ha assicurato un interessamento da parte dell'Assemblea legislativa e l'impegno a richiedere alla Giunta regionale di interloquire con il Ministero di Sviluppo Economico per l'apertura di un tavolo di trattative. E il provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha trasmesso al sindaco di San Benedetto Giovanni Gaspari per la firma il protocollo d'intesa che impegna formalmente gli enti alla realizzazione dei lavori di scavo del porto di San Benedetto. Obiettivi del protocollo sono l'elaborazione di un progetto esecutivo, la gestione degli incarichi e dei relativi finanziamenti, la verifica della possibilità di utilizzare il materiale dragato per il ripascimento del litorale eroso dalle mareggiate. Per avviare questa attività, la Regione Marche ha messo a disposizione 100.000 euro, mentre il Comune ne stanzierà 50.000. E la nuova viabilità dei rifiuti del Piceno, che dopo essere stati trattati a Relluce, finiranno nella discarica Geta, divide le amministrazioni comunali e su questa delicata situazione non mancano dubbi e proteste. Ascoltiamo il parere del sindaco di Appignano, Nazzareno Agostini. Un commento su questa querela che c'è tra Ascoli e Appignano sulla questione del camion dei rifiuti. La questione del camion dei rifiuti dipende esclusivamente dal fatto che Ascoli, così come l'ex presidente Celani, non hanno mai voluto risolvere l'emergenza rifiuti. Indipendentemente dalla capacità dell'ATA di dire no alla Sesta Vasca, oggi la Sesta Vasca non ci sarebbe stata perché per costruirlo ci vuole almeno un paio d'anni, quindi questo problema ci sarebbe stato comunque. Noi abbiamo deciso tutti insieme di distribuire i camion sui territori per la durata di 6 mesi, fino a che praticamente non si trova una soluzione, quindi per portarli alla Geta. Ma siccome il TMB sta presso la discarica di Relluce, devono passare anche da noi. Io mi prendo i miei 8 camion, non capisco perché a Monticelli, visto che c'è una qualità della vita davvero poco sostenuta dall'amministrazione. L'amministrazione comunale di Ascoli dovrebbe pensare a fare una maggiore differenziata, perché da questo punto di vista sta all'anno zero del Medioevo, invece che preoccuparsi di 8 camion che passano sul proprio territorio e possono anche scegliere in modo diverso, cioè farli passare altrove, decidano loro. Io mi sono presa i miei 8 nella responsabilità di chi comunque cerca di amministrare piuttosto che fare il capopopolo di gente che viene tirata per la giacchetta a secondo di come serve. Io, cittadini, li capisco, ma capisco anche quando sia facile strumentalizzarli, quando i problemi non si vogliono risolvere, ma si cerca semplicemente di gettare fumo per ottenere interessi di parte, come Ascoli ha sempre fatto con la discarica. E l'amministrazione provinciale di Ascoli informa che è stata chiusa al transito la strada provinciale 232 delle Grazie al chilometro 196 nel territorio del comune di Cossignano a causa dello stato di pericolo derivante da una frana che ha interessato tutta la carreggiata e che rende necessario procedere in tal senso al fine di garantire la pubblica incolumità. Il traffico veicolare è deviato sulle strade provinciali 43 Mezzina, 32 Fonte Antico e 23 Cuprense. E torniamo al discorso rifiuti, come il parere opposto è quello di Marco Fioravanti, presidente del Consiglio Comunale di Ascoli, che ha organizzato una manifestazione di protesta proprio nel quartiere di Monticelli per bloccare il transito dei camion di trasporto rifiuti, che secondo l'esponente politico ascolano indebolirebbe il territorio ascolano e il relativo tessuto economico. Vediamo. Una protesta ieri sera molto partecipata, ma molto positiva e propositiva, dei cittadini ovviamente in un atteggiamento intelligente che anche con abbastanza pioggia hanno partecipato in numerosi e non è stato un blocco della strada, è stato un prendere posizione su una scelta autoritaria del presidente della provincia su sollecitazione del sindaco di Appignano che non solo si è opposto alla costruzione della Sesta Vasca della discarica di proprietà pubblica del comune di Ascoli, ma anche ha indicato i percorsi all'interno del comune di Ascoli. Quindi mi sembra un atteggiamento molto presuntuoso che ostacola l'interesse pubblico e impone nel comune capoluogo anche i percorsi su cui far transitare i camion. Questo è un atteggiamento che non piace a me, ma in particolar modo non piace alla città di Ascoli, a tutti i cittadini del territorio piceno, perché è un modo
modo per indebolire economicamente, a livello di salute, di sicurezza e di viabilità il capoluogo piceno. Dietro, io ho paventato ieri sera che c'è un progetto politico di indebolimento del capoluogo piceno e lancio un grido di allarme a tutta la cittadinanza e a breve annunceremo e costituiremo un comitato a difesa del capoluogo piceno, ma di tutto il territorio piceno, perché la politica e gli interessi di parte e di partito non devono mai prevalere sull'interesse pubblico. Ed è stata presentata presso il Polo Museale San Francesco di Montefiore dell'Aso la 13ª edizione dell'Infiorata. Il tema Eucaristia ci fa vivere i 10 comandamenti è stato illustrato da Don Tonino Nepi, docente di Antico Testamento e di Lingue Semitiche presso l'Istituto Teologico Marchigiano. Nell'occasione il sindaco Lucio Porrà ha annunciato che la manifestazione è stata riconosciuta dall'amministrazione comunale con il marchio di garanzia di denominazione comunale d'origine. Importante novità di quest'anno sarà la prima infiorata dei ragazzi con allestimento di lavori realizzati da giovanissimi volontari che metteranno a frutto quanto appreso in un progetto scolastico. La presidente dell'associazione Infiorata, Lucia Giannetti, ricorda a tutti coloro che volessero cimentarsi con la realizzazione di un tappeto di arte effimera di contattare l'associazione entro il prossimo 31 marzo. E sabato 21 e domenica 22 tornano le giornate Fai di Primavera giunte alla 23ª edizione. Quest'anno oltre ad Ascoli verrà coinvolta la cittadina di Montefiore dell'Aso. I visitatori potranno avvalersi di guide d'eccezione, ovvero gli apprendisti Cicerone, giovani studenti delle scuole che illustreranno aspetti storico-artistici dei monumenti. Vediamo. Sono al via le giornate Fai di Primavera che coinvolgeranno quest'anno Ascoli e Montefiore. Sì, come al solito abbiamo deciso di perseguire questa linea, di aprire alcuni beni nel nostro capoluogo e poi un intero borgo per offrirlo, per fare un'offerta culturale in toto, diciamo così, di un intero borgo che si apre alle visite. Quali sono i beni che quest'anno potranno essere visitati? I beni visitati qui in Ascoli sono i teatri, quindi il Ventidio Basso e il Teatro Romano, speriamo l'anno prossimo di riuscire ad aprire il Filarmonici, e poi le chiese, la chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio e Santa Maria la chiesa della Croce, e poi abbiamo il percorso naturalistico verso gli Eremi, che è un punto molto importante da un punto di vista storico, da un punto di vista paesaggistico per la città. Vi aspettate comunque ampia partecipazione, anche sperando in un buon tempo. Ecco, speriamo che il tempo sia buono, perché almeno permetterà a tutte le persone, le famiglie, i bambini di venire. Noi siamo ad attendervi e è una giornata, sono giornate anche di raccolta fondi, io questo vorrei ricordarlo. Noi in questa settimana dalla RAI abbiamo ottenuto tutta una settimana di campagna promozionale, per cui al 45507 credo che sia, non vorrei dare i numeri, si può donare un SMS, noi vi aspettiamo. Quindi questo sicuramente è un punto importante, come tutti gli anni, le giornate Fai, con grande partecipazione, ma soprattutto per riscoprire magari posti che non si conoscono. Ma le giornate Fai sono fondamentali per scoprire posti che non si conoscono, per vedere posti, luoghi che non sono conosciuti, per abituarsi a conoscere il proprio territorio e quindi ad amarlo. E io dico sempre che sono due giorni in cui un gruppo di italiani volontari aprono e offrono e chiedono ad altri italiani di venire a conoscere il loro territorio. E tra gli eventi collaterali in occasione della tappa della Tirreno Adriatico si è svolta questa mattina nel presso di Arforville un incontro per la promozione dell'uso delle biciclette nelle scuole. Iniziativa promossa dall'ufficio sport del comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Pedale Rosso Blu ha avuto lo scopo di far conoscere ai bimbi delle scuole primarie la disciplina del ciclismo e la storia della corsa dei due mari. I bambini hanno seguito una lezione sul ciclismo, sull'uso della bicicletta da corsa e sulla sicurezza in strada. E poi è intervenuta la signora Mariella Marcheggiani, figlia di Francesco, personalità sanbenedettese di spicco che ebbe il merito 50 anni fa di portare proprio nella città riverasca la Tirreno Adriatico. Nel ricordare la figura del padre, la dottoressa Marcheggiani ha invitato i ragazzi a praticare questo sport salutare e pieno di ideali. Alle 13.30 una delegazione di 66 ragazzi si è spostata poi nell'area portuale assistendo alla partenza dei primi atleti impegnati nel cronometro finale della Tirreno Adriatico e per visitare la mostra sulla storia del ciclismo allestita da Giorgio Mancini, ex ciclista professionista sanbenedettese.
e a breve termineranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Colli del Tronto, un percorso cofinanziato anche dalla Regione Marche che unirà due parti della stessa cittadina della Vallata. Vediamo il servizio. Anche a Colli sta per prendere vita una pista ciclabile che collegherà più parti della zona. I lavori sono iniziati con la nuova amministrazione comunale e è stata fatta una perizia di variante. Non scendo nel dettaglio dei motivi, del perché non è partita, i problemi che abbiamo incontrato, perché comunque i nostri concittadini vogliono che le opere si facciano, il resto poi spetta ai buoni amministratori cercare di risolvere i problemi. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche, è un progetto che riguarda la pista ciclo pedonale, quindi una viabilità in sicurezza, nel rispetto dell'ambiente, che si ricollega a un discorso esistente di viabilità sulla sponda sinistra del fiume Tronto che collega i vari comuni della Vallata. Qui oltre a fare un tratto nuovo in via Malavite si va a sistemare un viale Costantino Rozzi che negli anni ha mostrato i segni, insomma, dell'età, come dire. E poi ci andiamo a ricollegare al discorso del sottopasso e anche qui abbiamo dovuto reiterare un vincolo del piano e quindi c'è la possibilità di fare un'opera che contempli una viabilità ciclo pedonale oltre che carrabile, quindi c'è la possibilità, ci sarà la possibilità di poter prendere già direttamente dalla Salaria all'altezza della rotatoria vicino alla banca questa pista e percorrerla dal paese, quindi da un contesto urbano arrivare fino alle sponde del fiume Tronto. L'assessore alle politiche sociali del comune di San Benedetto del Tronto, Margherita Sorgi, ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale e un mazzo di fiori a Concetta Verdecchia in occasione del suo 100° compleanno. Nativa di Lipatranzone, ma vissuta a lungo a Massignano, si è poi trasferita a San Benedetto del Tronto, dove iniziò una nuova vita arricchita dall'arrivo di 3 nipoti. Ha sempre avuto un carattere buono e docile, mai un litigio o un rimprovero, dicono le amatissime nipoti Sabrina, Daniela e Mariella. È stata una mamma, una nonna e una suocera perfetta. Nonna Concetta Verdecchia vive con sua figlia ed ha ancora una mente molto lucida, provvedendo a se stessa in maniera assolutamente autonoma. L'amministrazione comunale di Castorano promuove l'11ª edizione del concorso letterario di poesia Città di Castorano. Il concorso è articolato in un'unica sezione riservata alla poesia. Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità ed età. Si concorre con una poesia inedita in lingua italiana a tema libero di non più 36 versi, con redatta di firma, indirizzo e numero di telefono. La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Ogni concorrente dovrà inviare al Comune di Castorano 4 copie da tiro scritte entro il prossimo 24 aprile, di cui una sola con le proprie generalità. Ed è stata indetta la seconda edizione del concorso di poesia e narrativa dedicato a Lea Garofalo, Donne sopra le righe, aperto a donne e uomini di qualsiasi nazionalità, cultura ed etnia. Il concorso prevede 2 sezioni, una prima riservata agli studenti ed una seconda libera. È possibile recuperare il bando integrale dal sito del Comune di San Benedetto del Tronto o scrivendo sulla barra di Facebook Donne sopra le righe. La società ciclistica Pedale Rossoblù ha festeggiato i 43 anni di vita con una presentazione ufficiale dei suoi atleti e dello staff presso il circuito polivalente del quartiere agraria di Porto d'Ascoli. Alla presenza di dirigenti, tecnici e familiari è stato consegnato l'abbigliamento per la stagione 2015. Auguri speciali sono andati al neo presidente della società, Alessio Marcozzi, ex atleta che ha corso fino alla categoria dilettanti Under 23. Lavoreremo con impegno e passione per far sì che i nostri ragazzi siano all'altezza del blasone del pedale rosso-blu, ha detto nel suo saluto il presidente Marcozzi. In questa impresa ci affiancheranno aziende che hanno creduto nel progetto e nella possibilità di far crescere un gruppo di giovani atleti per portare alle vette del ciclismo amatoriale. La pedale rosso-blu attualmente in organico 21 atleti, 5 per la categoria allievi, 4 per gli esordienti e 12 per i giovanissimi. Ed eccellente finale di stagione per indoor per i giovani della Collection Atletica San Benedettese. In occasione del meeting del Pala Indoor di Ancona, riservato alle prove multiple per la categoria ragazze e ragazzi, Emanuele Mancini ha spadroneggiato vincendo la classifica finale del triathlon ragazzi con 2.134 punti e staccando di ben 364 punti il secondo Emanuele Tonnini.
L'atleta ha inoltre stabilito nella gara ai 60 metri ad ostacoli il nuovo primato regionale che già anni gli apparteneva, portando da 9,20 a 9,20 da 9,51, terza migliore prestazione nazionale dell'anno di categoria. Mancini ha vinto anche la gara di salto in alto con la misura di 1,41 ed è giunto quinto nei 600 metri con 1,46,93, prestazioni tutte suoi personal best. E la tennis tavolo di Oikos di San Benedetto continua a vincere e si trova a un passo dalla grande impresa di approdare nel campionato di B1. Espugnando per 5-2 con le Ferro, nel turno ultimo la compagine sanbenedettese mantiene l'imbattibilità e il primo posto. Se sabato prossimo dovesse battere Roma 12, otterrebbe una storica promozione in B1 con due giornate di anticipo, diventando così l'unica formazione marchigiana a militare in questa categoria. Bene, per oggi è tutto, Genius Piceno torna domani e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.